Un'auto lanciata a una velocità di 90 km orari vede un ostacolo davanti a sé e si arresta in 50 metri, frenando su una strada orizzontale. Schematizziamo l'azione dei freni come l'applicazione di una forza costante dell'auto. Quanto vale il modulo dell'accelerazione dell'auto? Bene, per schematizzare meglio il nostro disegno, tracciamo come sistemi di riferimento verticali l'inizio e la fine della frenata, considerando appunto che l'autovettura viaggiava a una velocità V e che i freni agiscono con una forza F contraria alla velocità dell'autovettura. La distanza fra i due sistemi di riferimento verticali mi indica la distanza percorsa dall'autovettura, quindi è una distanza di 50 metri, prima appunto che la vettura si fermi. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è trasformare i 90 km orari in metri secondi. Quindi partiamo da 90 km orari. Per trasformare ci dobbiamo ricordare le equivalenze di passaggio fra chilometri e metri e fra ore e secondi. Quindi è uguale a 90 e un chilometro quant'è? Un chilometro sono 1000 metri. Un'ora quant'è? Un'ora è composta da 60 minuti, ogni minuto è composto da 60 secondi, quindi 60 per 60 dà 3600 secondi, uguale a 90.000 diviso 3600 metri fratto secondo uguale a 25 metri secondo. Poi ci dobbiamo ricordare la legge della posizione nel moto rettilineo uniforme accelerato, che ci dice che S è uguale a S con 0 più V0t più un mezzo a t quadro. Sappiamo che nella legge della posizione S0 rappresenta, per come abbiamo costruito noi il grafico, l'origine, il punto di partenza da cui misuriamo che cosa? La distanza di 50 metri che va a percorrere la macchina quando inizia la frenata. V0 rappresenta la velocità, i nostri 25 metri al secondo che ha l'automobile, mentre A è l'accelerazione dovuta dall'effetto dei freni, quindi la forza che viene applicata dai freni mentre inizia la decelerazione della macchina per poi fermarsi. Bene, ci ricordiamo anche che cosa? Che siccome la decelerazione avviene in modo costante, ci ricordiamo anche un'altra formula che è l'accelerazione uguale alla variazione di velocità nell'intervallo di tempo. Possiamo scrivere questa relazione anche come la velocità finale meno la velocità iniziale fratto il tempo finale impiegato meno il tempo iniziale. Nel nostro caso abbiamo che la velocità finale sarà uguale a 0 perché la macchina sarà ferma, meno la velocità iniziale è uguale a 25 metri secondo, fratto il tempo finale è il tempo che noi vogliamo conoscere e quindi che andiamo a calcolare, meno il tempo iniziale è quando noi abbiamo fatto partire il nostro cronometro, cioè nel momento in cui abbiamo iniziato a premere sui freni, quindi corrisponde all'asse dell'origine che abbiamo tracciato nel punto O. Quindi in quel momento il tempo è 0 perché siamo partiti da un tempo 0. È uguale a meno 25 fratto il tempo finale. Ora queste due relazioni le dobbiamo considerare insieme.
Andiamo a sostituire i valori anche nella prima relazione e cosa troviamo? Troviamo che 50, che sono i metri di frenata, è uguale, S con 0 abbiamo detto che è nullo, è uguale a 0, più la velocità è 25 metri al secondo per t, più un mezzo a t alla seconda. Inoltre abbiamo che a è uguale a meno 25 fratto tf. Ricordiamo che t è uguale a tf nella nostra rappresentazione perché infatti il tempo t che vogliamo calcolare rappresenta il tempo di frenata dei 50 metri. Quindi considerare T o TF nel nostro caso è considerare la stessa identica cosa. Quindi andiamo a sostituire, non scriviamo TF ma scriviamo T all'interno del nostro sistema di equazioni e scriviamo a questo punto che 50 è uguale a 25 T più un mezzo. Al posto di A ci mettiamo il valore che abbiamo calcolato. Meno 25 fratto t per t alla seconda con a uguale a meno 25 fratto t. Quindi 50 è uguale a 25 t meno 25 mezzi, il t si semplifica con il quadrato, quindi rimane t a uguale a meno 25 fratto t, da cui la prima equazione diventa 100 uguale a 50 t meno 25 t. A uguale a meno 25 t, quindi 50t meno 25t fa 25t uguale a 100, con a uguale a meno 25 fratto t, quindi t è uguale a 100 diviso 25 uguale a 4, a è uguale a meno 25 diviso 4, quindi a è uguale a meno 6,25, che possiamo scrivere come meno 6,3 metri fratto secondo quadrato. Il segno meno sta a indicare che è contrario al verso della velocità. Infatti l'accelerazione ha la stessa direzione della forza ed è contraria alla velocità, in questo modo la macchina si ferma.